Allora, siamo a San Marino, una voce per San Marino con Lorenzo Di Citra, possiamo dire uno dei nomi più attesi di questa finale che domani sera è scena qui a San Marino. Lorenzo, è un piacere ritrovarti dopo qualche anno da quella vittoria di X Factor che ti ha fatto conoscere. Ricordo, davvero un trampolino che sicuramente è stato un punto di partenza, quindi da lì si è lavorato, si continua a lavorare in studio e quello che c'è stato in questi anni è stato proprio una ricerca di un percorso musicale abbastanza mirato. E quindi l'idea di tornare con un brano in inglese che porta anche un messaggio importante in una delle, insomma, delle occasioni come Una voce per San Marino, che poi ti dà la possibilità davvero di farti ascoltare in Europa, credo che sia un sogno bellissimo, ma insomma un obiettivo anche su cui bisogna lavorare, bisogna insomma esserci. Com'è nata questa idea di presentarti questo brano? Già l'anno scorso hai detto mi sarebbe piaciuto esserci, oppure è venuta fuori dopo? In realtà sì, è venuta fuori un po' negli ultimi mesi, è stata una cosa che è nata un po' quasi per gioco, ho detto un po' come è stato X Factor, cioè è nato proprio come un proviamo e divertiamoci, quindi devo dire che è sempre lo spirito giusto, almeno 5 anni fa è servito, quindi serve comunque a portare un'esperienza davvero sempre importante per ogni artista, che chiaramente poi anche coinvolge altri artisti come quelli che sono alla finale. No, noi siamo Ogaite, che è il fan club ufficiale dell'Eurovision, quindi ovviamente ci auspichiamo di vederti all'Eurovision, perché questa poi è la selezione ufficiale di San Marino. Qual è il tuo rapporto con l'Eurovision? Cioè, l'hai seguito negli ultimi anni? Assolutamente, sono un grandissimo fan dell'Eurovision, quindi devo dire che ogni anno l'attesa è sempre sorprendente. Quindi insomma è uno spettacolo grandissimo al quale, se dovessi mai arrivare, insomma, devo pensarci un po', perché non so se realizzerei. Ecco. Bene, comunque ti auguriamo ovviamente di poterci pensare a partire da domenica mattina praticamente. Incrociamo le dita per Lorenzo Di Citra e un saluto agli amici che ci ascoltano da Oga Italy. Un grandissimo abbraccio a tutti da parte mia. Ciao. Grazie.